Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questo webinar realizzato nell'ambito del progetto Riforma Attiva. Io sono Claudia Migliore, responsabile del progetto Performance PA. Probabilmente se avete partecipato ai webinar precedenti ci siamo già incontrati. Al momento siete 215 ad essere entrati nella stanza. Vi preghiamo di segnalare nella chat qualsiasi problema o difficoltà nell'audio, nel video doveste registrare e proveremo a risolvere i problemi tempestivamente. Questo è il quarto webinar che realizziamo nell'ambito del progetto in relazione alle attività che sono seguite per il Formez dalla società PricewaterhouseCoopers, che si occupa del tema della valutazione della performance e dell'assessment delle competenze e finalizzato alla definizione del piano dei fabbisogni di personale triennale per le amministrazioni del centro e isole e del nord Italia. Abbiamo in qualche modo deciso di anticipare questi webinar rispetto alla tempistica programmata dal progetto in considerazione dell'emergenza sanitaria e dell'impossibilità di seguire come avremmo voluto tutte le amministrazioni partecipanti, però questa diciamo è un'opportunità perché i webinar sono aperti a tutte le amministrazioni e qualora ce ne fossero alcune interessate a diciamo, sviluppare un percorso che realizzeremo probabilmente tra settembre e dicembre, sempre a distanza, a partire dal lavoro svolto con le amministrazioni che stanno partecipando al progetto, tra cui appunto il Comune di Macerata, per il quale abbiamo il dottor Ricciotti qui con noi oggi, possono farlo, possono manifestare il loro interesse scrivendo a reformattiva@governo.it. E quindi avranno la possibilità di entrare nel progetto nella terza fase di lavoro, usufruendo dell'esperienza realizzata dalle amministrazioni che l'hanno fatto in precedenza. Il tema che affronteremo oggi è quello relativo alla definizione degli obiettivi e degli indicatori all'interno del piano delle performance che, come sappiamo, è sempre, diciamo, è forse uno dei principali problemi nella qualità del piano della performance. E sono con noi appunto il dottor Ricciotti e il dottor Vitolo, a cui io lascio la parola per il suo intervento. Avremo un momento di confronto al termine dei due interventi, quindi vi ricordo della possibilità di scrivere domande all'interno della chat che poi noi trasferiremo ai relatori. Io vi auguro buona giornata e vi auguro un buon webinar. Arrivederci. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Antonio Ilic Vitolo, sono un esperto tematico sul tema della performance management per PwC. Oggi, come anticipato la dottoressa Migliore, è in programma il quarto webinar del percorso di sei previsti all'interno del progetto Riformattiva. Ci soffermeremo sulla tematica della programmazione e dello sviluppo del piano delle performance, con particolare attenzione agli strumenti e metodi per definire obiettivi, ed indicatori. La prima parte sarà orientata a fornire dei riferimenti teorici e metodologici. In una seconda parte approfondiremo due strumenti sviluppati all'interno del progetto che sono stati concepiti per essere di supporto alle amministrazioni che hanno aderito al progetto. Si tratta di una library di indicatori e delle question list per gestire i gap tra i risultati attesi e prevenire e gestire il gap tra i risultati attesi e i risultati raggiunti. A seguire la mia presentazione ci sarà la testimonianza del dottor Ricciotti del Comune di Macerata e vi invitiamo a porre eventuali questioni che poi affronteremo in coda all'intervento. Per partire con,
su questa tematica, è opportuno approfondire che cosa intendiamo performance e che cosa intendiamo per performance per la pubblica amministrazione. Da un punto di vista economico, la performance è il risultato conseguito da una persona o da un'organizzazione rispetto a un obiettivo definito. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, è l'insieme dei risultati istituzionali, organizzativi, ma anche individuali, conseguiti rispetto agli obiettivi, le strategie, le politiche dell'ente amministrativo. E perché è importante misurare e valutare questa performance, i risultati raggiunti? È importante perché ci fornisce dei dati fondamentali per navigare. Immaginate di guidare una macchina e di non avere un cruscotto che vi fornisce le indicazioni essenziali, la velocità, il carburante, il livello del carburante, i chilometri percorsi. Raggiungere l'obiettivo e capire come si sta procedendo diventa molto complesso e complicato. In quest'ottica è opportuno definire una serie di informazioni, di dati, che vanno scelti bene, perché sono informazioni significative che ci aiutano, a capire cosa stiamo realizzando e, come stiamo procedendo nel raggiungimento degli obiettivi. Così come è poco utile avere nel cruscotto indicatori riferiti al numero di volte che ho acceso i fari, così in un piano delle performance è opportuno selezionare obiettivi, indicatori significativi che mi danno lo specchio di quello che io e l'amministrazione sta raggiungendo. Misurare le performance di un'organizzazione ci dà un quadro completo dei risultati raggiunti. Soprattutto dal punto di vista quantitativo, ci dà alcuni indicatori che ci permettono di capire a che punto sono arrivato, quanti posti d'asilo sono stati attivati, a che punto è stato di avanzamento di un'opera, quanti utenti ho raggiunto, con un nuovo servizio. Un'altra fase fondamentale per valutare il ciclo delle performance è funzionale ad ottimizzare il piano della performance è la valutazione. La valutazione è invece una riflessione più complessa, più profonda sulle motivazioni che gli elementi che hanno inciso sul raggiungimento o meno di un risultato. L'analisi sul raggiungimento dei risultati ci permette di orientare il percorso di miglioramento dell'organizzazione sia in termini di efficacia e di efficienza, ma soprattutto in termini di creazione, opportunità di creazione di valore pubblico per cittadini e stakeholder. La performance e gli obiettivi che l'ente si pone non servono ad attuare un processo di distribuzione delle premialità, ma lo scopo ultimo di misurare e valutare le performance è orientare l'organizzazione e l'ente alla creazione di valore pubblico per i cittadini e gli stakeholder di riferimento. Attuare questa riflessione sui risultati raggiunti è uno strumento fondamentale che permette di indirizzare le politiche rispetto ai bisogni e alle priorità che emergono. Una corretta valutazione permette di allocare le risorse rispetto alle politiche e alle priorità da realizzare. Migliora l'azione della qualità pubblica definendo standard per prodotti e servizi da offrire alla cittadinanza. La valutazione permette di ottimizzare lo sviluppo professionale delle persone che compongono l'organizzazione, che lavorano nell'istituzione, indicando lo sviluppo di competenze e strumenti necessari affinché si raggiungano gli obiettivi posti. Un altro elemento fondamentale della valutazione è quello che conosciamo bene, che permette di valorizzare le persone e le strutture che hanno meritato di più, ma anche orientare,
all'interno dell'organizzazione le persone che fanno fatica a tenere il passo. Un elemento fondamentale, spesso sottovalutato, è quello dell'apporto della valutazione come sistema e strumento per dare conto ai cittadini di come utilizziamo le risorse pubbliche, dei risultati che otteniamo, ma anche delle prospettive che l'amministrazione si pone attraverso gli strumenti di programmazione. La valutazione dell'operato della pubblica amministrazione è un tema centrale già a partire dagli anni 90, quando si formalizza la disciplina del New Public Management, che mutua e contestualizza approcci e strumenti di programmazione e gestione utilizzati nel mondo dell'impresa per applicarli, adattandoli al mondo pubblico. Questo succede per fornire strumenti maggiormente strutturati per far fronte alle maggiori complessità che gli enti pubblici si trovano ad affrontare, la diminuzione delle risorse, l'aumento degli ambiti di intervento degli enti pubblici. In Italia, la spinta alla formalizzazione di questi approcci e alla strutturazione di un percorso che valorizzi la valutazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è stata data dalla riforma Brunetta, il famoso decreto legislativo 150 del 2009, che ha introdotto il ciclo delle performance. E attraverso questo ciclo delle performance ogni amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance in relazione al suo complesso, alle unità organizzative, ma anche ai singoli dipendenti. Un ulteriore impulso e adeguamento all'evoluzione degli strumenti è stato dato dalla riforma Madia, che ha proseguito il percorso di restyling del pubblico impiego ed è intervenuta sulle modalità attuative del ciclo della performance, dando maggiore struttura alla fase di programmazione, maggior peso alla dimensione organizzativa nella fase di programmazione e introducendo il concetto di introduzione dei sistemi, ma soprattutto dando valore alla valutazione partecipativa. Il ciclo della performance può essere sintetizzato nelle seguenti fasi. La prima fase, che è quella strettamente legata agli argomenti che oggi andremo ad affrontare, è quella di programmare, la fase di programmazione, attraverso la quale l'amministrazione definisce e articola i propri obiettivi su diversi livelli. La seconda fase è quella della gestione, ovvero l'attuazione di strumenti e comportamenti volti a realizzare gli obiettivi che ci si è posti. Anche in questo caso, potete osservare la differenza tra il processo di misurazione, la fase di misurazione e quella di valutazione. La misurazione è un'azione che può intervenire una o più volte all'interno dell'annualità e ci permette di verificare lo stato di avanzamento. Sulla base dei risultati raggiunti e esplicitati nella misurazione, viene effettuato il processo di valutazione, quindi le riflessioni sui risultati raggiunti che abbiamo visto in precedenza. Una fase che spesso viene sottovalutata, ma che è centrale nel ciclo, è quella legata alla comunicazione, sia attraverso la relazione delle performance, sia attraverso gli altri strumenti di accountability, le amministrazioni possono rendere pubblici e comunicare all'esterno i risultati raggiunti, dare conto ai cittadini di quello che si è fatto e condividere gli strumenti utilizzati. L'ultima fase è quella della valorizzazione.
sulla base della valutazione, possono essere distribuite le premialità e attuati i processi di miglioramento organizzativo sulla base dei risultati raggiunti. La dimensione circolare del ciclo è funzionale ad un approccio di miglioramento continuo. Le esperienze, i risultati sono un elemento di base per pianificare un percorso di miglioramento nelle annualità che si arricchisce delle esperienze passate. L'intero ciclo della performance e quindi in maniera significativa l'attività di programmazione e definizione dei risultati, è orientata a creare impatti su diversi livelli. Il primo riguarda la performance istituzionale, ovvero la valutazione legata agli impatti e ai risultati più significativi connessi alla mission dell'ente. Per l'università, ad esempio, la quantità e la qualità della produzione scientifica. Per un ente territoriale, la performance istituzionale può essere legata alla rigenerazione produttiva turistica di un territorio, al benessere dei cittadini che lo abitano. E sono gli elementi di riferimento più alti che l'ente si pone. La performance organizzativa riguarda i risultati raggiunti dall'organizzazione nel suo complesso o dalle singole strutture ed unità che agiscono rispetto ai propri ambiti di competenza. Ed è strettamente legata alla produzione di servizi e alla gestione di attività in termini di efficacia ed efficienza. Quindi è sicuramente più puntuale e meno ampia della performance istituzionale. L'ultimo livello è quello della performance individuale, che è rappresentata dalla somma dei risultati raggiunti e dai comportamenti applicati dal singolo all'interno dell'intero percorso di performance ed equivale al contributo che il singolo lavoratore apporta al raggiungimento dei vari livelli di performance. Per costruire un buon ciclo delle performance è opportuno avere chiari alcuni elementi. Il ciclo delle performance è un processo molto complesso, articolato, che non può essere sintetizzato in un algoritmo, è un processo molto complesso che coinvolge le persone, le loro attività, i ruoli e i comportamenti. E dall'interazione delle persone, delle loro competenze, del loro vissuto, scaturiscono dinamiche di natura negoziale. Attraverso il confronto tra valutato e valutatore è possibile attuare processi di miglioramento degli obiettivi del processo di valutazione. Naturalmente, per costruire un buon ciclo delle performance è opportuno che ci sia un buon sistema delle regole, che garantisca gli attori, che chiarisca quali sono i compiti e i paletti che riguardano il ciclo. Si formalizza il sistema delle regole nel sistema di misurazione e valutazione delle performance, il documento che indica gli elementi fondamentali che caratterizzano l'approccio al ciclo delle performance. Un altro elemento fondamentale, lo accennavamo prima, affinché si riesca ad attuare una valutazione delle performance valida e coerente, è che all'interno dell'organizzazione, sulla base di comportamenti collaborativi e cooperativi, sia condiviso il fatto che il modello deve essere orientato non alla distribuzione delle premialità, ma alla creazione di valore pubblico. Il fine di tutto il sistema è la creazione di valore pubblico. Sviluppare obiettivi, monitorare l'andamento e i risultati è funzionale
alla creazione di valore pubblico e a rendere maggiormente efficace ed efficiente l'organizzazione. Nel processo di attuazione delle linee strategiche e politiche che l'ente si è posto. Per avere questi impatti, la normativa prevede tre strumenti principali. Il primo l'abbiamo già descritto, il sistema di misurazione e valutazione delle performance, che è il sistema delle regole che chiarisce i ruoli, chi fa cosa, le tempistiche, quali sono le scadenze relative al ciclo, ma definisce anche un elemento che oggi ci è particolarmente a cuore per il tema che stiamo trattando, che è la tipologia di obiettivi che l'amministrazione si pone. Tipologia di obiettivi che viene formalizzato all'interno del piano delle performance. Il piano delle performance è il documento che racchiude e formalizza gli obiettivi dell'organizzazione. L'ultimo elemento e documento chiave funzionale al ciclo delle performance è la relazione annuale, che è la rappresentazione dei risultati raggiunti e che ha un forte valore di accountability democratica perché mette in evidenza i risultati raggiunti, le criticità e stimola il coinvolgimento della cittadinanza in un processo di partecipazione sugli strumenti e sugli obiettivi da raggiungere. Al di là del dare conto, è un'opportunità di attivare un processo di coinvolgimento più strutturato, proprio come la normativa, e le indicazioni metodologiche stanno definendo. Come abbiamo detto, il piano delle performance è un documento di programmazione triennale che le amministrazioni devono adottare, tutte le amministrazioni. Tale documento individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione. Questo viene fatto in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio. Naturalmente non c'è un appiattimento tra PEG e piano delle performance, anche se molto spesso sono sovrapposti. Il piano delle performance diventa efficace se è capace di tradurre le linee strategiche dell'amministrazione in obiettivi con riferimenti temporali, organizzativi di complessità adeguati al contesto. Il piano delle performance non può essere svincolato dagli orizzonti politici e gli obiettivi strategici di un ente. Deve essere strettamente collegato e dopo vedremo come all'interno della fase di programmazione sia necessario attuare approcci orientati a garantire coerenza tra i vari livelli di obiettivi. Un altro elemento fondamentale, è la necessità di costruire un piano di obiettivi che siano misurabili, indicatori misurabili in maniera oggettiva. La questione della misurazione è centrale. Posso definire degli obiettivi brillanti, ma se non sono dotati di un set di indicatori che li rendono misurabili, il piano che non ha valore. Un altro elemento fondamentale è che il piano non deve essere autoreferenziale, ovvero non deve essere caratterizzato in maniera preponderante e prevalente, cosa che purtroppo succede spesso. Non spesso, ma molte volte più del dovuto, da obiettivi ed indicatori legati a produzione documentale, che non hanno un impatto per i cittadini, però sono strumenti facilmente producibili e controllabili dall'organizzazione. Altri elementi che
rendono il piano efficace è che l'amministrazione lo deve vivere come un unicum. L'approccio allo sviluppo di obiettivi e di indicatori deve essere coerente, il modello di progettazione e di articolazione degli obiettivi deve essere condiviso. Il piano, le performance, deve essere uno strumento vivo, deve essere uno strumento che è capace di leggere gli eventi che stanno avvenendo nella fase di gestione e eventualmente rimodulare gli obiettivi e i target attesi. La situazione che stiamo vivendo con l'emergenza Covid è un esempio lampante. È necessario attuare sulla base dei monitoraggi o di eventi particolarmente significativi un ripensamento sugli obiettivi e gli indicatori. Un altro elemento fondamentale è che il sistema, il piano non deve essere considerato come uno strumento per distribuire premialità o punizioni. L'abbiamo già detto, l'obiettivo del piano è quello di creare valore pubblico. Sulla base dell'esperienza è opportuno fare alcune riflessioni su atteggiamenti e approccio alla programmazione. È opportuno fare riferimento ad alcune caratteristiche fondamentali del piano. Prima di tutto è fondamentale la capacità di descrivere gli obiettivi in maniera corretta, utilizzando un linguaggio chiaro e diretto. Spesso dietro a descrizioni pompose e fumose degli obiettivi si nascondono idee poco chiare rispetto ai risultati da raggiungere, per cui è difficile formalizzare indicatori e risultati che siano adeguati. È necessario, oltre a questo, fare riferimento a fonti attendibili, i dati per la misurazione e quindi per la valutazione, ove opportuno devono essere trasparenti, pubblicati, accessibili e coerenti con gli obiettivi e i risultati che mi sono posto. L'abbiamo detto, il piano delle performance ha due elementi principali, gli obiettivi e gli indicatori. Spesso leggendo i documenti, i piani, emerge una sottovalutazione dell'importanza degli indicatori. Gli indicatori sono gli strumenti che garantiscono la capacità e la possibilità di misurare gli obiettivi. Spesso ci troviamo di fronte a una maggiore cura nella definizione delle attività o delle fasi per la realizzazione degli obiettivi, mentre vengono tralasciati gli indicatori. Ebbene, un indicatore, anche se scritto in maniera approssimativa, se è un obiettivo, anche se scritto in maniera approssimativa, se ha indicatori buoni, può garantire un risultato. Non può succedere il contrario. Gli obiettivi infatti esprimono i traguardi che l'ente si pone nel ciclo annuale triennale, attraverso l'agire delle persone e delle strutture organizzative. Gli indicatori invece sono gli strumenti che permettono di monitorare l'andamento quantitativo e qualitativo, delle attività e dei risultati raggiunti e fotografano lo stato di attuazione. Per capirci, in maniera un poco più semplice, è opportuno fare riferimento a questa scheda. L'obiettivo risponde a una domanda: cosa voglio realizzare? In questo caso è avviare il processo di digitalizzazione del patrimonio librario. L'indicatore risponde alla domanda: come misuro i progressi effettuati? E in questo caso la percentuale dei volumi digitalizzati. Per calcolarlo ho bisogno dell'algoritmo, che è la formula della misura, il rapporto tra numero di volumi digitalizzati e il totale dei volumi. Fondamentale ai fini della valutazione è la regola di calcolo, ovvero come calcolo i punteggi associati al risultato. L'ultimo elemento è il target, i risultati attesi, che risponde alla domanda dove voglio arrivare, il 5%.
Ecco, in base alla regola di calcolo, se io raggiungessi il 5%, mi verrebbe attribuito un punteggio di 100. Naturalmente, il punteggio diminuisce proporzionalmente alla diminuzione della percentuale raggiunta. Metodo per sviluppare e definire obiettivi è quello di utilizzare un verbo all'infinito. Attraverso l'uso del verbo all'infinito è possibile palesare in maniera semplice e chiara la natura sfidante dell'obiettivo. La natura sfidante, bene chiarirlo, che non è esclusivamente legata ad attività speciali o progetti particolari, ma è anche attribuibile al miglioramento degli standard o al mantenimento degli standard qualitativi in situazioni particolari. Complessità e scarsità di risorse. Se io dico aumentare la quota di cittadini raggiunti dal servizio, è un obiettivo semplice e chiaro a cui posso facilmente associare dei risultati e degli indicatori chiari. Diminuire il grado di insoddisfazione, mantenere il monteore apertura di un servizio con minori risorse, utilizzare l'infinito nella definizione di un obiettivo ci aiuta a chiarire il focus dell'obiettivo e l'elemento sfidante che esso si pone. Elemento fondamentale è anche la definizione del target. Il target, ovvero il risultato che io voglio raggiungere, deve essere significativo. Se io parlo per l'obiettivo di potenziare il processo di digitalizzazione del patrimonio librario del numero di documenti digitalizzati, 140, è un dato che non ha grande significatività, perché non so se sono tanti, se sono pochi, se è un obiettivo, un risultato raggiungibile o meno. Questo stesso dato diventa significativo se si fa riferimento alla baseline dell'anno precedente o della media del trimestre dell'anno precedente, per cui io riesco a formalizzare subito il miglioramento che voglio ottenere. Un altro elemento fondamentale è l'utilizzo delle percentuali che in maniera diretta ed immediata danno un'idea, del risultato da raggiungere. Gli indicatori possono essere una media, un rapporto, un singolo valore, però hanno necessità di avere alcune caratteristiche fondamentali. La prima è la completezza, ovvero contemplare tutte le variabili legate a quell'obiettivo. Dopo vedremo un esempio. L'altro elemento è la precisione e la significatività. Se il mio obiettivo è aumentare la partecipazione dei cittadini, l'indicatore non è l'approvazione delle linee guida per la realizzazione dei tavoli, ma sarà la percentuale di associazioni coinvolte, il numero di cittadini coinvolti e naturalmente i dati a cui faccio riferimento devono essere misurabili. Come dicevamo prima, per ogni obiettivo è possibile associare non solo un indicatore, ma è più opportuno fare riferimento ad un set di indicatori che completino il senso dell'obiettivo che mi sono posto. In questo caso, adeguare la disponibilità di posti aula per la didattica, abbiamo diverse opzioni che possono essere anche utilizzate in maniera contemporanea. Si può fare riferimento ad elementi di tipo quantitativo, come il rapporto tra studenti e numero di aule, e fare riferimento nel set di indicatori a aspetti più specifici legati alla qualità, ad esempio il numero di reclami dei genitori per l'adeguatezza delle aule. Per il piano della performance, è opportuno classificare gli indicatori in tre macroaree. Non è un obbligo, è un approccio di convenienza che però semplifica la fase di progettazione. Possiamo avere
indicatori di outcome che sono legati ai benefici più rappresentativi per gli stakeholder e i cittadini, rappresentano i risultati, i benefici, gli impatti legati alle politiche e alle strategie delle amministrazioni, come ad esempio, facendo riferimento all'ambito ambientale, la riduzione dell'inquinamento nel centro urbano, la quota di estensione delle aree verdi accessibili per i cittadini. Un altro livello è quello degli indicatori di output, che misurano la realizzazione, la gestione e l'avanzamento di servizi e iniziative legati, al raggiungimento degli impatti che abbiamo visto sopra e che possono essere legate, alla qualità, all'efficacia, all'efficienza dei servizi e dei prodotti, erogati, la percentuale di avanzamento dei lavori, il numero di infrastrutture attivate. L'ultimo livello di indicatori è quello degli indicatori di stato di salute, che misurano il funzionamento dell'organizzazione, con particolare riferimento alla capacità di gestione, e che sono, garantiscono, la misurazione degli elementi di base per il funzionamento di un ente. Nell'articolazione degli obiettivi, bisogna tenere presente, che, non tutti gli obiettivi sono nell'ambito di competenza dell'ente, ci sono alcuni risultati che sono condizionati da fattori esterni. In questa matrice abbiamo, nell'asse verticale, la rilevanza dei benefici del valore pubblico, quindi gli impatti e i benefici per la cittadinanza, dall'altra la capacità di gestione. Nel quadrante A, è il quadrante a cui ogni ente dovrebbe auspicare nello sviluppo, degli obiettivi, ovvero sono obiettivi in cui io come ente ho una capacità di attuazione alta, e che però creano benefici e valore pubblico. Pensiamo al numero di posti asilo. Per il settore B, per il quadrante B, sono elementi che hanno valore da un punto di vista degli impatti, però sono al di fuori dell'ambito di competenza dell'ente. Prendiamo ad esempio il turismo, i flussi turistici. La capacità di intervenire su questi aspetti è limitata. Nel quadrante C sono quello che ci siamo detti prima, gli elementi per i quali io ho una forte capacità di controllo, come la documentazione, linee guida, procedure, controlli, che però hanno un impatto scarso per la cittadinanza. Ecco, tenendo presente questo approccio, è opportuno che si bilancino gli obiettivi, gli indicatori scelti, orientando quanto più possibile al quadrante A, ovvero quello di una forte rilevanza e di una forte capacità di gestione. L'elemento fondamentale nell'attività di pianificazione è legata al cascading, ovvero costruire un percorso di coerenza che si articola dalle politiche che l'ente si è posto attraverso lo sviluppo di diversi obiettivi, obiettivi più ampi sia in termini temporali che di complessità, che sono gli obiettivi strategici, e gli obiettivi operativi. Abbiamo un esempio nella slide successiva di come una linea di mandato che è rendere la città più sicura potrebbe essere sviluppata è un obiettivo strategico, che è quello di aumentare la copertura della videosorveglianza o diminuire la percezione di rischio dei cittadini, al quale poi può essere collegato un obiettivo operativo legato all'installazione delle telecamere, all'aumento delle pattuglie. Naturalmente la dimensione operativa è più legata agli indicatori di tipo output, quindi efficacia, efficienza, servizi e prodotti. Come dicevamo prima, scrivere gli obiettivi è fondamentale per misurarli. Ora, a questo punto, l'obiettivo di questa slide è mettere in evidenza quattro
Quanto incide una corretta scrittura degli obiettivi e degli indicatori? Se vi chiedessi di individuare un indicatore, l'obiettivo presidio del territorio, probabilmente ognuno di voi lo farebbe andando a toccare ambiti diversi della tematica. Proprio per questo è opportuno far applicare la regola dell'infinito. L'obiettivo qui posto non è vago, non è dichiarato l'ambito di miglioramento significativo per la misurazione della perdita. È più opportuno indicare, aumentare i presidi nei quartieri a rischio, aumentare l'efficienza del servizio di presidio, rendere maggiormente tempestivo l'intervento degli operatori. In questo modo è facilmente identificabile il tipo di indicatore e il tipo di risultato che voglio raggiungere. Non avendo un obiettivo chiaro, c'è il rischio che gli indicatori siano incoerenti. In questo caso l'obiettivo è scritto in maniera corretta, assicurare l'aggiornamento del sito ed è più facile immaginare quale possa essere l'indicatore, anche se ci sono rischi di sviluppare indicatori non corretti. In questo caso l'aggiornamento tempestivo dei contenuti. L'aggiornamento tempestivo dei contenuti non è misurabile. Cosa intendo per tempestivo? In questo caso sarebbe più utile indicare quota di aggiornamenti effettuati entro 24 ore dalla segnalazione. In questo modo ho un riferimento preciso e definito di qual è il mio livello di standard qualitativo e come lo posso misurare. Adesso ci focalizziamo su uno strumento, il primo dei due strumenti che oggi presenteremo, che è la library degli indicatori. La library degli indicatori è uno strumento sviluppato all'interno del percorso del progetto di formativa, è un archivio di indicatori messi a disposizione alle amministrazioni con lo scopo di facilitare la ricerca di quelli adeguati agli obiettivi che l'amministrazione si è posta ad associarla per ambiti di competenza. Abbiamo registrato su questo aspetto un particolare bisogno funzionale allo sviluppo e alla progettazione degli indicatori, perché è un'attività non semplice, un'attività progettuale che richiede uno sforzo creativo non banale, una conoscenza dei meccanismi di misurazione e di articolazione degli obiettivi. La library che abbiamo sviluppato è accompagnata da una guida operativa all'uso e si pone l'obiettivo di condividere alcuni concetti di base, quelli che ci siamo detti sullo sviluppo degli indicatori, modalità di associazione tra obiettivi ed indicatori, ma anche accedere a un dataset dinamico e corposo di indicatori per le amministrazioni. La library è un documento Excel sviluppato in tre schede che fanno riferimento a tre ambiti di applicazione differenti. Indicatori, scusate, legati alle politiche, ovvero gli outcome che ci siamo detti prima, indicatori legati agli ambiti di servizio, quelli che potremmo definire come output, e gli indicatori di stato di salute che fanno riferimento alla capacità gestionale. La library di partenza, sulla quale poi sono stati c'è l'intenzione di implementare una serie di indicatori che abbiamo sviluppato con le singole amministrazioni, ha circa 240 indicatori in queste tre sezioni. Per quanto riguarda gli indicatori di outcome, sono legati alle politiche e sono articolati e divisi in diverse politiche. Abbiamo trovato alcune politiche di riferimento che potessero essere significative: sviluppo economico, sicurezza e legalità, istruzione e cultura, coesione sociale e diritti, urbanistica e territorio, mobilità ed ambiente, sostenibilità finanziaria. Sulla base di queste politiche è stata sviluppata questa library.
Come vedete, nella prima colonna possiamo identificare la politica di interesse selezionandola attraverso il menu, i filtri menu a cascata che permettono di identificare velocemente gli obiettivi e gli indicatori legati a quella politica. L'indicatore è poi descritto attraverso un titolo, che in questo caso è l'indice di creazione di impresa. Viene associato all'indicatore una regola di calcolo, la percentuale in crescita. L'indicatore viene poi rafforzato con l'algoritmo, ovvero come lo faccio a calcolare. In questo caso la percentuale del rapporto tra il numero di imprese create nell'anno e il numero totale dei residenti. Nella library proponiamo inoltre un esempio di fonte dei dati, quando si fa riferimento a dati pubblicati online, sono presenti link, sono presenti esempi di fonti alle quali attingere per misurare i risultati raggiunti. Vedete, qui sono presenti altri ambiti di politica come istruzione e cultura, l'indice di copertura della domanda potenziale degli asili, oppure urbanistica e territorio, l'indice di alberi per abitante. Secondo livello della library è quella degli output, dei prodotti e servizi. In questo caso abbiamo sviluppato diverse categorie. Anagrafe, servizi civici, sociale, sicurezza, formazione, lavoro, mobilità, trasporti, commercio, impresa, infrastrutture, manutenzione e patrimonio. Come vedete negli esempi, la struttura è la stessa, gli indicatori sono divisi per ambito di servizio e per ogni ambito di servizio sono proposti più indicatori. Per esempio, per il sociale, c'è l'indice di presenza dei mediatori culturali, con una regola di calcolo di percentuale in crescita, ed è esplicitata la formula di calcolo. L'ultima, sezione della library è riferita agli indicatori di salute. Sono stati individuati indicatori di salute finanziaria, organizzativa, amministrativa, digitale e di genere. Questo tipo di indicatori si sono arricchiti anche degli indicatori proposti dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica sulle funzioni di supporto, ovvero di indicatori che sono comuni e trasversali alle diverse amministrazioni, che però sono rappresentativi di elementi fondamentali per la capacità di gestione. Andiamo a vedere un esempio. Per esempio, la gestione per quanto riguarda l'ambito della gestione delle risorse umane, facendo riferimento proprio alle funzioni di supporto, grado di attuazione delle forme di organizzazione del lavoro, in telelavoro, lavoro agile, e trovo anche qui l'algoritmo di riferimento e la regola di calcolo associata. Naturalmente, lo strumento associa ad ogni indicatore l'unità di misura, la regola di calcolo, le distanze, i chilometri, il tempo. Il documento è un foglio Excel, abbiamo detto, quindi è gestibile in autonomia da parte dell'amministrazione. Un altro elemento, un altro strumento che abbiamo sviluppato è legato alle question list che abbiamo proposto con lo scopo di offrire alle amministrazioni uno strumento per gestire i gap tra gestire e prevenire soprattutto i gap tra risultati attesi e risultati raggiunti. Le question list non sono
un algoritmo, sono un supporto per i responsabili della programmazione, per i responsabili della valutazione per supportare le loro attività. Non è un meccanismo automatizzato, rimane la competenza e la responsabilità del valutatore, del responsabile della programmazione, ma questi strumenti sono un elemento di supporto. La question list numero uno è utilizzabile sia in fase di assegnazione degli obiettivi che di monitoraggio ed è orientata a verificare l'adeguatezza degli obiettivi in termini di misurabilità, completezza e raggiungibilità. La seconda question list è utilizzabile sia in è utilizzabile in fase di monitoraggio ed è orientata ad identificare quali fattori interni ed esterni hanno inciso nell'attuazione e nel raggiungimento del target. La terza question list invece è legata alla fase di pianificazione e di misurazione degli obiettivi legati alla valutazione partecipata e mira a verificare l'adeguatezza del sistema di misurazione della valutazione partecipata rispetto ai risultati raggiunti. Perché utilizziamo la question list? L'abbiamo detto, per verificare l'applicazione dei corretti approcci dello sviluppo degli obiettivi in maniera preventiva, per evitare errori nella fase di programmazione. Per riapplicare un approccio omogeneo nell'amministrazione e nella valutazione dei fattori interni e esterni che hanno inciso sul raggiungimento dei risultati, per ridurre alcune resistenze che sono possibili all'interno dell'organizzazione ad utilizzare obiettivi di indicatori sfidanti. Ci sono resistenze legate all'individuazione di indicatori sfidanti perché si ritiene che non siano nel completo dominio dell'unità organizzativa, dell'organizzazione che li deve mettere in atto. Gestendo in maniera corretta la fase di misurazione, di pianificazione, misurazione e valutazione, queste resistenze possono essere affrontate. Lo stesso vale per i modelli di valutazione partecipativa. Abbiamo riscontrato spesso una resistenza ad esporsi rispetto alla valutazione partecipativa. Naturalmente, in una dimensione di sistema strutturato di valutazione partecipativa è essenziale gestire in maniera coerente gli strumenti di pianificazione di valutazione. Partiamo con andare nello specifico della prima question list, l'adeguatezza degli obiettivi e degli indicatori in funzione della misurabilità. Sono una serie di domande alle quali, sia in fase di programmazione che di monitoraggio, possono essere inserite delle note. Gli indicatori individuati per l'obiettivo fanno riferimento a fonti e dati chiari, accessibili e verificabili. Le fonti dei dati segnalati permettono di accedere ad informazioni in maniera coerente con standard e tempistiche dell'ente. Sono state rilevate discrepanze tra i dati dichiarati e quelli presenti nella fonte originaria? Sono stati mai l'obiettivo e l'indicatore? Sono mai stati inseriti nei precedenti piani? Quindi ho una baseline di riferimento. L'utilizzo della baseline è coerente con il target che mi sono posto? Nel piano. Questa serie di domande aiutano ad attuare una riflessione sull'adeguatezza degli obiettivi posti e dei target posti. Quello che ci siamo detti prima, nel piano l'obiettivo è espresso in termini chiari ed univoci, gli indicatori scelti sono adeguati in termini di impatto desiderato. E soprattutto gli obiettivi sono adeguati e coerenti con le competenze del ruolo del valutato, perché anche questo è un elemento fondamentale che può incidere in maniera rilevante sulla fase di valutazione. Sulla base di queste domande possono essere articolate, come abbiamo visto, alcune riflessioni
sugli elementi critici. Per esempio, il target assegnato è stato definito sulla base di un benchmark non coerente con le caratteristiche dell'ente. Ho preso come riferimento i dati delle grandi città, però vanno articolati in maniera. Il panel di amministrazioni di riferimento articolato in maniera maggiormente coerente con le caratteristiche del mio ente. Sulla base di queste valutazioni è possibile attuare una valutazione sul livello di incidenza delle caratteristiche degli obiettivi e degli indicatori nel raggiungimento del risultato, da una scala da nullo ad alto, nullo quando sia il target e gli indicatori sono chiaramente misurabili e coerenti con le responsabilità e le funzioni del valutato, alto quando invece gli indicatori non sono né misurabili né adeguati alle capacità e alle funzioni del valutato. E in questo caso posso riprocedere alla fase di riprogettazione degli indicatori. Sulla base di queste posso pianificare delle azioni correttive in termini di programmazione e pianificazione. La question list 2 è legata ai fattori endogeni ed esogeni condizionanti l'attività e il raggiungimento dei risultati. Come dicevamo prima, quello che sta succedendo in questo momento con l'emergenza Covid ha inciso in maniera particolare sul raggiungimento dei risultati. Avere uno strumento comune all'interno dell'organizzazione che permette di attuare una riflessione su come gli elementi hanno inciso nel raggiungimento dei risultati è utile. Ad esempio, le domande della question list sono: intervenuti i fattori esterni che hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi? I fattori esterni erano prevedibili in fase di definizione dell'obiettivo? I fattori esterni erano già palesi durante le attività o nella fase di monitoraggio intermedio? Tutta questa serie di domande ci permette di capire se era possibile prevenire questo scostamento tra i risultati attesi e i risultati raggiunti, o se effettivamente gli elementi che sono intervenuti non dipendono dal valutato, dalla struttura organizzativa. L'ultimo livello, anche qui possiamo definire il livello di incidenza dei fattori esogeni ed endogeni per supportare la fase di valutazione o per la ripianificazione degli obiettivi. Non sono intervenuti fenomeni interni e esterni ed il valutato non ha manifestato e rappresentato crescita nell'attuazione dell'obiettivo, oppure è alto. Sono intervenuti fenomeni interni e esterni di forte entità non prevedibili che hanno condizionato radicalmente il raggiungimento dell'obiettivo. Il valutato ha rappresentato in maniera dettagliata e tempestivamente le criticità, in modo che l'organizzazione potesse dotarsi di nuovi obiettivi e risultati. La question list numero 3, come dicevamo, è legata alla valutazione, agli obiettivi legati alla valutazione partecipativa e va ad indagare sugli strumenti di valutazione partecipativa legati agli obiettivi. Quindi l'utenza coinvolta da coinvolgere ha un'abitudine nell'utilizzo di strumenti di valutazione o sono stati effettuati percorsi di sensibilizzazione? Il set degli strumenti di valutazione è articolato su differenti livelli di approfondimento e di analisi perché, come sappiamo, la valutazione partecipativa non si può limitare al questionario di customer satisfaction. È necessario avviare un processo più ampio e complesso che attraverso queste domande può essere valutato e può essere valutato anche il tipo di incidenza che i risultati della valutazione partecipativa hanno sull'organizzazione. Come dicevamo, le question list possono essere applicate sia in fase di definizione degli obiettivi del target, la prima e la tre, ma anche in fase di monitoraggio, qualora siano evidenti degli scostamenti tra i risultati attesi e i risultati raggiunti,
sia in monitoraggio intermedio che nel monitoraggio finale. E questo è uno strumento non meccanico, non pienamente definito e strutturato, ma che può essere un supporto utile ad una riflessione dei soggetti coinvolti nel percorso di valutazione. Allora, io con questa slide ho terminato la mia sezione della presentazione, passo la parola al dottor Ricciotti del Comune di Macerata, vi invito a presentare eventuali domande e ci risentiamo nella fase finale. Grazie per l'ascolto. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa Migliore, il dottor Vitolo per questa opportunità che, diciamo, permette di raccontare proprio le esperienze vissute da una pubblica amministrazione, dal Comune di Macerata, e quindi cercherò di farvi capire, diciamo, il percorso adottato e anche, diciamo, quali sono state e quali sono tuttora le principali criticità, ma soprattutto le principali soluzioni che abbiamo cercato così di adottare appunto per migliorare il sistema. Iniziamo con i principali step. Ho voluto riepilogare velocemente, diciamo, quali sono stati i principali atti che hanno portato l'ente ad aderire a questo interessante progetto. Quindi principalmente 28 marzo 2018, partecipazione dell'ente in qualità, diciamo, di amministrazione selezionata sulla valutazione delle performance individuali. 24 maggio 2018, partecipazione al primo incontro del progetto, quindi un tavolo tecnico sulla valutazione delle performance individuali. 1 giugno 2018, registrazione al network, interessante network e all'area di lavoro comune a supporto, diciamo, dei gruppi tematici. 9 ottobre 2018, siamo una fase preparatoria delle attività, un'importante quindi checklist di autodiagnosi sulla valutazione della performance. 2 maggio 2019, ecco, questo, diciamo, è una data importante perché abbiamo iniziato proprio un'organizzazione e una comunicazione, diciamo, del gruppo di lavoro a questo interessante progetto. Perché come vedremo, come vi spiegherò nelle slide successive, il processo di cambiamento è molto delicato, deve partire da un organo di staff, che nel nostro caso è il servizio del segretario generale e nella fattispecie unità organizzativa, controllo di gestione e performance, ma inevitabilmente deve coinvolgere tutti gli altri servizi e soprattutto anche la parte politica deve essere d'accordo. 15 luglio 2019, partecipazione all'incontro di kick-off per l'amministrazione del Centro Italia al Dipartimento, 1 ottobre 2019, eccolo. Primo workshop, quindi la PwC, diciamo, si è resa disponibile e ha incontrato e ha organizzato questo workshop con il comune di Macerata, rivolto a chi? Beh, naturalmente a tutti i dirigenti, a tutti i loro incaricati, al cosiddetto gruppo di lavoro. In tale giornata, che era appunto il 1 ottobre 2019, sono stati toccati naturalmente degli importanti argomenti, quindi è stata fatta un'introduzione al progetto, sono state illustrate le modalità, le attività, le tempistiche, gli output e soprattutto sono stati condivisi con tutti i dirigenti appunto gli obiettivi che era intenzione riportare nel piano operativo dell'amministrazione. Quindi un documento ufficiale proposto e condiviso inizialmente con tutta la struttura e poi, come vedremo, adottato ufficialmente il 17 gennaio 2020.
Sono stati toccati poi, dei punti molto importanti, a mio avviso, che riguardano appunto le caratteristiche dell'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance, che in linea generale coincide come tempistiche indicativamente con l'adozione del Brunetta del 150-2009. Quindi, questo processo, questo sistema è naturalmente stato condiviso nell'ottica appunto del miglioramento, anche alla luce delle recenti normative. Dopodiché sono stati appunto mappati a tutti gli effetti gli strumenti principali del ciclo di gestione della performance dell'ente e sono state naturalmente individuate anche le aree di possibili miglioramento. È stata toccata in verità anche un'importante tematica che il dottor Vitolo ha già indicato, vale a dire la valutazione dell'utenza. Però, badate bene, il comune di Macerata già nel 2018 aveva intrapreso questo percorso anticipando quelle che di fatto sono le linee guida numero 4 del novembre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Avevamo quindi già inserito con decorrenza 2019 un processo che prevedeva la partecipazione dei cittadini all'interno della valutazione dirigenziale. Quindi, poi ovviamente anche il 1 ottobre 2019 non erano ancora pubblicate queste linee guida, però abbiamo ripreso e approfondito in quest'ottica tale importante e determinante aspetto che ad oggi, come ribadiva il dottor Vitolo, la valutazione partecipativa non è la customer satisfaction. È un processo molto più delicato, molto più complesso e sinceramente anche strategico per l'amministrazione. È stato quindi presentato questa proposta del piano operativo dell'amministrazione. E subito dopo, in verità, abbiamo deciso di convocare una conferenza dei dirigenti, quindi il mese dopo, il 12 novembre per la precisione, con la quale, diciamo, richiamavamo gli aspetti, la documentazione fornita dalla PwC e coinvolgevamo nuovamente i dirigenti proprio per confermare, per costituire questo gruppo di lavoro. Gruppo di lavoro composto principalmente dai dirigenti, ma anche dai loro incaricati, tenendo però la regia, il coordinamento di tutto questo lavoro in capo al servizio del segretario generale, in capo alla struttura UO Performance. Poi siamo arrivati in verità alla formalizzazione ufficiale del piano operativo dell'amministrazione il 17 gennaio 2020. Quindi, in seguito a questo documento, sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi e i risultati attesi di questo processo che, come avete visto, non è un processo semplice, banale, ordinario di un mese o di 2 mesi. È un processo lungo. Non complicato, però complesso, che naturalmente deve coinvolgere tutti i settori, tutti i servizi dell'ente. Quindi abbiamo identificato appunto cinque obiettivi, aggiungo strategici, e però contestualmente cosa abbiamo fatto? Badate bene alla data, il piano è stato sottoscritto il 17 gennaio 2020. Ma il 17 gennaio 2020 abbiamo contestualmente approvato in giunta il controllo strategico e la performance dell'ente. Quindi abbiamo approvato il famoso piano esecutivo di gestione, il piano performance 2022, dove abbiamo appunto inserito volutamente un obiettivo, il primo obiettivo trasversale, che quindi un obiettivo comune
assegnato all'intera struttura. Questo perché? Perché nel nostro sistema di misurazione e valutazione abbiamo due tipi di performance, una performance organizzativa e una performance individuale. Quindi in questa scheda obiettivo trasversale, guarda caso, abbiamo inserito l'attuazione del progetto riformativa, quindi lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione dell'ente. Aggiungo l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione dell'ente. Gli abbiamo dato un peso del 5% complessivo degli obiettivi di ciascun dirigente. Perché quando il dottor Vitolo giustamente riprendeva la library, obiettivi, indicatori, target, e anche cioè, dobbiamo anche pesare questi obiettivi. Quindi noi, avendolo inserito in un contesto trasversale e strategico, perché badate bene, c'è scritto anche il riferimento all'obiettivo strategico numero 8. L'obiettivo strategico numero 8 deriva dalla traduzione delle linee di mandato dell'amministrazione in N obiettivi strategici che quindi l'amministrazione nel triennio di riferimento vuole perseguire. Quindi obiettivo strategico, obiettivo trasversale, e poi lo abbiamo inserito in verità anche come obiettivo individuale per ciascun dirigente, caricandolo, tra virgolette, dove? Nel servizio del segretario generale, e abbiamo appunto inserito questo migliorare la qualità degli obiettivi e degli indicatori. In verità io, oltre ad essere funzionario responsabile del controllo di gestione, sono anche, diciamo, presidente e componente di alcuni nuclei di valutazione e OIV. Quindi, oltre ad appassionarmi a questa tematica, riesco a percepire, diciamo, e a vedere le cose nella duplice ottica, nella duplice veste del valutatore e del valutato. E credetemi davvero, la maggior parte delle difficoltà che si riscontrano sulla predisposizione degli obiettivi, ad oggi sulla rendicontazione, quindi sulla relazione della performance, è proprio la mancanza di avere degli obiettivi rilevanti, pertinenti, non ordinari, che non rientrano nella routine. E poi la carenza di avere degli indicatori, di avere dei target ben precisi. Quindi la library, che riprenderemo a breve, è fondamentale, è essenziale per cercare, per tentare di sviluppare questo, diciamo, nuovo approccio a tutela dell'ente in primis, a tutela di tutti i dirigenti in secundis e a vantaggio dell'intera collettività. E quindi, diciamo, abbiamo inserito come obiettivo individuale questo, diciamo, sistema della qualità degli obiettivi e degli indicatori. Ho voluto in verità riprendere anche una slide, dedicare una slide all'emergenza sanitaria, perché purtroppo abbiamo vissuto e stiamo vivendo tuttora dei momenti non facili. E quindi tutto ciò ha rallentato inevitabilmente tutta l'attività, tutta la pianificazione che ci eravamo dati con la PwC. Quindi ci sono stati degli incontri interlocutori, ma abbiamo proprio formalizzato un incontro il 24 marzo per cercare appunto di rivedere, per cercare di priorizzare quelle che erano appunto le attività che inevitabilmente si sono un attimino arenate. Abbiamo successivamente a questo incontro trasmesso una comunicazione a tutti i dirigenti, perché appunto l'obiettivo era appunto questo: migliorare la qualità degli obiettivi e degli indicatori. E la nostra idea era quella di partire dalla library dei 240 indicatori, era quella di identificare prima di tutto due servizi oggetto di sperimentazione e poi circoscrivere in questa prima fase solamente un set di 10 indicatori da applicare appunto a quei servizi che in verità
sono stati, i dirigenti si sono resi disponibili. Quindi questi indicatori, questo set di indicatori, questo estratto dalla library dei 240 indicatori, verrà nel corso di quest'anno, diciamo, analizzato, verranno scelti questi indicatori e verranno applicati a partire dall'esercizio 2021. Quindi PEG 2021, piano performance 2021-2023. Questa la tralasciamo. Queste in verità sono le pianificazioni delle prossime attività, quindi tra l'emergenza sanitaria, tra il periodo estivo, tra altre richieste di dirigenti che comunque hanno manifestato alcune difficoltà, abbiamo concordato di posticipare tutte le prossime attività dal mese di settembre, dal 7 settembre in verità, con l'obiettivo di chiuderle senza prorogarle ulteriormente, al 19 di ottobre chiudere tutto questo progetto. Ora io dedico questi ultimi minuti per raccontarvi, diciamo, l'esperienza di progetto, perché a tutti gli effetti è un progetto molto interessante, è un progetto molto dinamico, è un progetto che permette a tutti gli effetti di che cosa? Di avere l'opportunità di approfondire dei temi del performance management. E questo sinceramente non è una cosa banale. Inoltre, appunto, anche in questi webinar organizzati, c'è proprio l'opportunità di confrontarsi con l'esterno, quindi di vedere come si muovono altri enti sperimentatori in tutta Italia. E in questo caso, se non ricordo male, gli enti sperimentatori sulle performance sono circa 18 o 20. E poi un'altra esperienza da ricordare è sicuramente l'opportunità, sì, di affrontare, ma soprattutto di risolvere alcune criticità che sono legate al ciclo di gestione della performance. Il ciclo di gestione della performance è un processo circolare finalizzato alla total quality dell'ente. Le attività, la programmazione, la pianificazione, la rendicontazione sono attività che ritroviamo ogni anno. Quindi se noi riusciamo a correggere o a limitare determinate difficoltà, sicuramente ci troviamo in vantaggio l'anno successivo. E quindi anche questo è una cosa molto rilevante a mio avviso. Infine, diamo appunto l'occasione di promuovere che cosa? Una cultura condivisa della valutazione dell'organizzazione. Insieme a chi? Insieme naturalmente alla ditta che ci segue, che ha delle competenze, delle conoscenze specifiche, ma aggiungo anche insieme alla community di persone come me che in qualche modo cercano di migliorare il sistema, tenuto conto delle normative di riferimento, tenuto conto delle scadenze, ricordando però l'aspetto fondamentale. La programmazione, la partecipazione e in primis la condivisione di dove vogliamo arrivare. Vado in conclusione con l'ultima slide, dove ho voluto riportare le principali criticità, evidenziando però anche le soluzioni. Cioè, le criticità le conosciamo quasi tutte. L'importante è affrontarle in maniera, sì, pragmatico-operativa, in maniera pragmatico-operativa, proponendo delle soluzioni fattive. Se no non va bene. La prima criticità è la resistenza al cambiamento. Certamente non è facile cambiare un sistema che perdura da 10 anni, non è facile confrontarsi con altri dirigenti che fanno il loro gioco, tra virgolette, quindi inseriscono determinati obiettivi il più delle volte ordinari, perché devono poi rendicontarli in maniera facilmente. Dall'altra parte però abbiamo un'esigenza un pochino diversa. Le soluzioni quali sono? Sicuramente è l'adozione di un processo graduale, che quindi si sviluppa esercizio dopo esercizio. Io ho individuato un termine di
2-3 anni per arrivare a regime. E poi senza stravolgere l'operato dei dirigenti e dell'amministrazione. Una seconda soluzione legata a questa resistenza è naturalmente anche il contributo di esperti esterni della PwC che hanno delle competenze specifiche e che quindi possono non solo supportare, ma anche, diciamo, seguire e dare delle indicazioni dirette tramite questi workshop o incontri dedicati, non a chi parla, ma agli altri dirigenti, all'intera struttura, facendo capire appunto che bisogna intraprendere un percorso di cambiamento. Seconda criticità, eccola, è legata alla prima, perché è una difficoltà non tanto nel far aderire, nel costituire il gruppo di lavoro, nel rendere partecipi i dirigenti e i loro responsabili, ma io vorrei avere proprio un contributo effettivo da parte di queste figure, proprio perché trattasi di cambiare, di modificare un sistema che nel nostro caso riguarda circa 300 dipendenti, circa 42.000 cittadini amministrati. Quindi un'attenta programmazione, un'attenta pianificazione delle attività è sicuramente indispensabile. Oggi, se non programmiamo, se non pianifichiamo, se non rendicontiamo le scadenze, e purtroppo abbiamo difficoltà perché le cose si aggiungono sempre più. Quindi la costituzione del gruppo di lavoro attivo, dinamico e partecipativo è essenziale. E naturalmente, infine, anche un confronto costante, diciamo, tra il team di progetto e il gruppo di lavoro. Quindi in questi workshop, in queste videoconferenze, diciamo, la ditta che ci supporta ha i contatti diretti dei dirigenti, quindi li segue, li indirizza e contestualmente mi aiuta a coordinare tutto questo delicato processo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, forse ho anticipato di 1 minuto e rimaniamo disponibili per domande, dubbi o chiarimenti.
Mi sentite? Scusa. Sì, io Sì, sì, Bruno. penso ci sia stata. Stato un buco, purtroppo. Interruzione. Io sono Bruno Caravella, buongiorno a tutti, buongiorno ai presenti. Le domande sono tante, ovviamente non abbiamo il tempo. Eccoci, forse ci siamo di nuovo. Chiedo scusa, mi date un feedback che si sente ora? Benissimo. Uno, sì. Eccoci. Allora, stavo dicendo, le domande sono tante e chiaramente tutte non le riusciremo ad esaurire. Vado semplicemente su alcune questioni che sono di questioni di carattere più generale, ovvero c'è bisogno, diceva il dottor Ricciotti, qualcuno di voi lo commentava, come dire, di una volontà politica. Certamente per superare le resistenze. Ovviamente questo sia per quanto riguarda un'implementazione effettiva del ciclo della performance, sia per quanto riguarda la valutazione partecipativa, queste dimensioni afferiscono ad una strategia di ripensamento organizzativo dell'istituzione, che ha bisogno di un commitment alto, può essere un commitment dell'alta direzione o un commitment politico, a seconda della tipologia e della dimensione dell'istituzione, ma sicuramente per implementare un modello di performance effettiva che non guardi soltanto alle ricompense monetarie e all'ottica retributiva, ma invece ragioni in termini di dimensioni di sviluppo organizzativo e qualitativo dell'amministrazione, c'è bisogno di un commitment forte, di un orientamento della politica e dell'alta direzione che sorregga il processo di cambiamento, superi le resistenze, vinca le resistenze anche burocratiche che certamente ci sono dentro alle organizzazioni e sia in grado poi di favorire l'implementazione di nuove pratiche e nuovi modelli organizzativi.
In questo senso la valutazione partecipativa è particolarmente, come dire, interessante, nel senso che la valutazione partecipativa, è uno dei pillar di un strumento di democrazia del dare conto. Attraverso la valutazione partecipativa noi non intendiamo introdurre, un ulteriore strumento per la valutazione individuale del dirigente, tant'è vero che, come sapete, nelle linee guida 4, la valutazione partecipativa viene legata alla dimensione della performance organizzativa. In questo senso, la valutazione partecipativa diventa lo strumento attraverso il quale costruiamo un modello di rendicontazione di quello che facciamo versus i cittadini, facendoli partecipare ai processi di progettazione dei servizi e poi coinvolgendoli, cittadini e stakeholder, nella valutazione della dimensione organizzativa dei servizi e delle politiche che andiamo ad attuare. In questo senso, penso che da questo punto di vista la valutazione partecipativa sia l'esempio più significativo ed importante di come di dove e come superare le resistenze e rispetto alla valutazione partecipativa possiamo trovare rischi di resistenza sia a livello burocratico sia a livello politico. Ne leggo un'altra, Calogero Cellauro, personalmente ritengo, parlo per il CP, che la valutazione delle performance venga effettuata da parte dei dirigenti a sentimento e non su una valutazione effettiva del lavoro svolto. Vedete, non esiste una valutazione, non esiste la valutazione oggettiva, la valutazione è sempre discrezionale, la valutazione è uno strumento di management, è uno degli strumenti della valigia dell'attore, sta dentro la valigia dell'attore del dirigente, la capacità di valutare le persone. In questa valigia dell'attore si trova la capacità di valutare e differenziare i propri collaboratori. È evidente che noi dobbiamo fare in modo che questa capacità discrezionale non significhi arbitrio, ma che venga ancorata a sistemi di misurazione e di monitoraggio che assicurino una misurazione reale dei comportamenti e delle attività svolte dal personale, ma dall'altra parte che indicano anche le prospettive di sviluppo professionale organizzativo, di sviluppo professionale per i dipendenti che sono interessati alla valutazione e di sviluppo organizzativo per l'intera struttura organizzativa. In altri termini, noi diciamo che il dirigente deve valutare rispetto ad alcuni criteri. Quando definiamo questi criteri, indichiamo criteri che sono importanti per ridefinire il modello organizzativo, per migliorare la qualità organizzativa dell'amministrazione, o criteri comportamentali che sono importanti per migliorare la qualità professionale delle persone. Patrizia Ingannamorte, quali gli strumenti di valutazione individuale della performance dei dipendenti? Ma forse, sostanzialmente gli strumenti di valutazione individuale della performance dei dipendenti sono due, a mio avviso. Uno sono i risultati che la struttura nella quale il dipendente agisce il proprio profilo professionale, i risultati che questa struttura ottiene rispetto agli obiettivi che sono stati indicati e definiti nel piano della performance. La seconda è i comportamenti che vengono, comportamenti e competenze che vengono agiti dal dipendente nell'effettuare il proprio lavoro. E quindi ovviamente si valuta i comportamenti agiti, si valuta i comportamenti agiti anche rispetto al profilo professionale e al potenziale. Da questo punto di vista è fondamentale, quando ci si chiede la valutazione del personale per comportamenti, perfetto, è così, la facciamo in questo senso. È importante che il sistema professionale abbia definito quali sono i comportamenti del personale, che siano stati
definiti i profili professionali dentro l'organizzazione, che i profili professionali siano stati attribuiti e che quindi la valutazione comportamentale sia coerente con il sistema professionale dell'ente. Mi fermo qua perché mi dicono che dobbiamo chiudere, mi tratterrei Sì, per purtroppo qualche dobbiamo minuto. chiudere perché siamo andati un po' lunghi anche a causa di questi problemi tecnici. Le risposte alle altre domande comunque le pubblicheremo all'interno del network. E, per chi chiedeva informazioni sugli strumenti, potete scrivere direttamente a riformattiva@governo.it per richiedere qualsiasi tipo di approfondimento, manifestare l'interesse a partecipare al progetto e magari cerchiamo anche all'interno del network di mettere l'elenco delle amministrazioni che stanno lavorando a questa fase 2. Io vi ringrazio tutti, ringrazio il dottor Ricciotti in particolare che ha fatto una pubblicità e una promozione al progetto che nessuno di noi sarebbe stato capace di fare. E quindi la ringrazio personalmente e a nome del Farmez e un grazie anche ovviamente alla Price, al dottor Vitolo e ci vediamo il prossimo appuntamento che è previsto per il 3 luglio con il webinar dedicato alla valorizzazione del personale, la gestione dei colloqui con il valutato e la restituzione del feedback. A mezzogiorno mi dicono. Grazie a tutti per essere rimasti con noi fino alla fine e buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.